In questo video non sono ammesse persone con un minimo di senso dell'umorismo. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di cominciare col video volevo ringraziare Reclaus per avermi invitato come ospite speciale nella sua live di ieri pomeriggio. La live è andata una bomba, vi consiglio di andare a riguardarla. Vi leggo in descrizione il link del canale di Reclaus, così se volete andarvi a rivedere la live potrete farlo. Vi consiglio perché così avrete anche un'idea di come si svolgeranno le nostre live. E detto questo, vi lascio il video vero e proprio. In questo video, ragazzi, andremo a vedere i 10 motivi per cui i difensori sono sempre meglio di certi compagni. Numero 1. I difensori non vanno mai a FK. A tutti noi sarà capitato il furbacchione di turno che è passato tutta l'intera missione fermo in un punto aspettando che noi la finiamo per beccarsi la ricompensa. Giocando in privata con i propri difensori avremmo anche risolto questo piccolo problema. Numero 2. I difensori sbagliano meno colpi. Sia che voi giochiate con mouse e tastiera, sia che voi giochiate con joystick, dopo 2-3 partite a tutti voi vi passa la voglia di mirare a tutti gli abietti, quindi i difensori, avendo anche una mira computerizzata, non sbagliano quasi mai i colpi. Numero 3. I difensori hanno più perk sulle armi di quanti ne abbia tu. Basta andare su un singolo difensore e guardare le sue singole perk. Se ha tutte perk sulle armi, allora avrà un impatto elevatissimo sulle armi. Invece esistono anche difensori che hanno perk up sullo scudo e sulla vita, quindi sta a noi a scegliere quale è il nostro preferito. Numero 4. Puoi andare a FK e lasciare a loro la missione senza essere segnalato. Numero 5. Il difensore vuole solo un'arma e i suoi colpi, non ti chiederà mai 10 armi al 130 oppure staff di materiali. Numero 6. Un difensore non aspetta ore per accettare l'attivazione di una missione, anzi, non aspetta proprio. Numero 7. Ti basterà droppare un'arma e le sue munizioni a terra che il difensore raccoglierà tutto da solo. Numero 8. Il difensore mantiene la sua posizione anche da morto. Ebbene sì, anche se muore il difensore rimane sempre in quella posizione, l'unica maniera sarebbe distruggere la pedana. Numero 9. Il difensore ti chiama gli smasher. I compagni di squadra potrebbero segnalare gli smasher con R3, ma i difensori chiameranno direttamente il loro nome. Numero 10. Il difensore si rigenera sia vita che scudo. Bene ragazzi, questi erano i 10 motivi per cui è meglio usare i difensori piuttosto che certi compagni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video, se vi è piaciuto. Voglio anche sapere se oltre alle mie motivazioni ne avete trovate anche altre. Condividete il video il più possibile e restate aggiornati per un prossimo. I wish to stop.